L'ASL Avezzano Sumona L'Aquila ha disposto il riscontro diagnostico per la morte fetale che si è registrata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Sulmona nella giornata di ieri. Una giovane donna di 30 anni ha perso il bimbo alla 38ª settimana di gravidanza, ovvero al 9° mese, per circostanze ancora da chiarire. La donna non aveva accusato particolari problematiche, tanto che si era recata in ospedale per un controllo. Qui i medici hanno fatto l'amara scoperta: non c'era il battito. Per questo la direzione sanitaria del presidio ospedaliero ha deciso di effettuare accertamenti in autotutela al fine di chiarire le cause del decesso del feto e anche di analizzare la placenta della donna per verificare se ci sono state conseguenze. Si tratta di un'autopsia interna che serve ai medici per approfondire il delicato caso. L'autorità giudiziaria al momento non è stata interessata né sono arrivate denunce. La donna, che era seguita dall'ospedale di Pescara e Sulmona, era considerata a termine. Da qui il controllo di routine che ha portato poi al decesso del feto e l'inevitabile interruzione di gravidanza.